Parliamo di mal di schiena. 6 italiani su 10 soffrono di mal di schiena. Non vi dovete preoccupare. Qui con noi è tornato a trovarci il dottor Gabriele Benedetti. Bentornato, Gabriele. Grazie, Monica. Facciamo gli auguri, è diventato anche papà da poco. Auguri davvero, Gabriele. La piccola Sofia. Esatto, la piccola Sofia che salutiamo. E beh, adesso parliamo di mal di schiena, perché l'osteopatia davvero ci può dare una mano. E beh, però manca la paziente. Io chiamerei Chiara. Chiara, perché vieni. Chiamo Chiara. Facciamo vedere Chiara come cammina, perché già da questo... Più storta ancora, vai. Inizia la visita, è vero, perché la visita, sì, è fondamentale quando vengono a studiare. Vieni qua, mettiti qui. Allora, ho chiesto di fare un attimino l'attrice alla nostra Chiara. Esatto. Dico, entra più storta che puoi, come giustamente entra un paziente. La facciamo rivedere, perché purtroppo non eravamo pronti con le camere. Eccolo qua, facciamo tanto vedere, mi serve, guarda, la camminata. Qua, mi serve questa inclinazione qua. Questa inclinazione che vedi è il paziente che purtroppo ha grosso dolore, in questo caso a destra, e quindi scarica tutto il peso a sinistra per difendersi. Sai, col dolore qua non potrebbe fare questo. Certo. Purtroppo il corpo si va a storcere e spesso può anche succedere che, se si aspetta troppo tempo, diventa irreversibile. Quindi bisogna intervenire subito. Questa è il primo approccio che tu hai con il paziente. L'altra visita che fai? L'altra visita che faccio è che normalmente, quando il bacino viene a storcersi in questa maniera, potrebbe trascinare una gamba verso l'alto e una verso il basso. Questo in realtà è una visita reale, perché adesso ti farò vedere che io andrò a misurare i malleoli, quindi le gambe una rispetto all'altra. Ti faccio vedere subito. Vedi, mettendole vicine, guarda che cosa succede. Che questo osso sta più su rispetto a questo. È un po' più corta, ecco, diciamo. Così, la siamo a un centimetro, io lo sapevo già perché l'avevamo già visitata da studio, Chiara, che poi è la mia fisioterapista, tra l'altro. E quindi che succede? Che con questo centimetro noi adesso dovremo recuperarlo durante il trattamento. Quindi la particolarità di oggi è che il trattamento sarà ufficiale, non solo una rappresentazione. E quindi do il tempo alla regia, vedi, di vedere questa distanza. Esatto, lo stiamo vedendo. E dopo faremo il confronto. Faremo il test finale. Allora, iniziamo a trattare questa colonna. Pancia in giù. Iniziamo a trattare la colonna. La colonna, beh, ovviamente il tratto cervicale. Iniziamo dalla cervicale. Bravissima, Monica, perché sono 3 tratti. Vedi, abbiamo quello cervicale, quindi il collo, quello dorsale, quindi centroschiena, e basso schiena, lombo sacrale. Quando abbiamo la postura che perde completamente ormai integrità, noi dobbiamo ristabilirla da queste 3 curve. Ti faccio vedere una tecnica che per ora non ho mai fatto vedere. Tu ti rilassi completamente, rimani sui gomiti, bravissima. Perfetto. Resta rilassata, ti guido io. Allora, questa è una tecnica molto particolare, perché richiede tutta una preparazione, dove io, vedi, vado a cercare il tratto che cambia tra cervicale e dorsale, ti rilassi del tutto, bravissima, abbandono la testa, morbida. Si sente. Un bel rumorone. Okay. Ed è una tecnica che ho voluto farti vedere, che di solito io ai miei studenti non faccio fare, perché qui richiede veramente tanta esperienza. Però è molto utile in alcune situazioni dove, per esempio, c'è l'ipercifosi, quindi quella curva che a volte si associa alla scoliosi, quindi che è una curva laterale, in questo caso quella gobbettina che si crea sulla parte tipico alta. Delle persone anziane, cioè, no? Tante persone anziane soffrono proprio di questo tratto. Ci mettiamo seduti da questo lato. Bravo, allora, mettiti facciamo, comoda. Sì, riprendiamoci un attimo, perché è un trattamento importante. Aspettiamo un secondino, bene, andiamo a ricontrollare tutta la situazione. Okay. Eccoci qua. Facciamo un piccolo test, perché devo sempre controllare le vertebre, ci sono. Rilassatissima, brava, morbida. Anche questo, vabbè. Sì, il rumore si sente parecchio, logicamente dà un po' più di soddisfazione nel vedere il trattamento, poi in realtà non è che ci serva il rumore, ci serve andare a lavorare sui parametri tra una vertebra e l'altra, perché è come se noi avessimo il disco intervertebrale, che è in questo caso metaforicamente la mano di Chiara, che ci fa apparente da caramella tra 2 vertebre. Le 2 vertebre purtroppo si sono storte, vanno a strizzare questa caramella, fuoriesce il liquido alla fragola e ci fa l'eventuale ernia. L'ernia tocca il nervo e ci dà il dolore. Allora, il dolore alla zona cervicale è un dolore comunissimo, tante persone soffrono di questo dolore. In fase acuta dobbiamo venire a te, quando soffriamo veramente tanto, oppure dobbiamo aspettare, dobbiamo prendere magari un antinfiammatorio e poi venire da te? Prima possibile, quindi in realtà anche il primo giorno, anche le prime 2 ore in cui ci rendiamo conto che c'è stato questo forte blocco, spesso il colpo della strega, quindi rimaniamo bloccati sul divano o dentro il letto, trovare il modo di arrivare possibilmente a studio. O farti accompagnare anche. Subito, spesso purtroppo, lo dico, i miei pazienti lo sanno, qualcuno arriva addirittura in ambulanza.
È il caso. Quando è il caso, chiamate l'ambulanza, fatevi portare d'urgenza, perché prima si interviene e meglio è. Allora, tu già hai fatto sdraiare Chiara, adesso beh, lavoriamo la zona dorsale, quella centrale della schiena. Esatto, siamo esattamente qua e vedi questa curvetta? Questa qui rappresenta un fulcro. Io normalmente devo andare a rompere questo fulcro, quindi liberare l'energia e liberare la vertebra in mezzo. In questo caso chiedo una bella ispirazione. Fuori l'aria, brava. Ed eccolo qua, si sente proprio l'esplosione della curva che libera tutta l'energia che schiacciava una vertebra con l'altra. Allora, questo è il primo trattamento, questo è il secondo trattamento, sempre per la zona dorsale, stiamo trattando la zona centrale della schiena. Io lo chiamo il piano B, nel senso che a volte ci sono pazienti un po' più pesanti e quindi non te la cavi con le manine, te la cavi con il peso, e il mio è abbastanza, no? Del terapista. Infatti dico sempre ai pazienti di preoccuparsi quando comincio a fare il piano C, il piano D, il piano E, perché poi dopo aumenta sempre un po', no? L'intensità della tecnica. Logicamente io la doso per ogni tipo di paziente, quindi una paziente di 90 anni avrà un approccio diverso, no? Riceverà un approccio diverso rispetto magari a Chiara. Andiamo a vedere questa parte qua. Allora, giù le gambe, ti rilassi del tutto. Inspira, fuori l'aria, brava, ti cerco io il punto. Brava, eccolo qua. Okay, fatto. Sì, allora adesso trattiamo la zona lombare, no? Ruota da questo lato. La zona quella un po' più difficile, non solo stendi da trattare, ma dove anche in questo caso tante persone soffrono e non riescono neanche a dormire la notte. Allora, come la trattiamo la zona lombare? Si sente sul microfono con un po' di fiatone, vedi, ormai cominciano a passare. Ma tu fatichi, Passano gli anni anche per me, quindi comincia a essere non più quello di una volta. Comunque, andiamo a fare quindi il trattamento, in questo caso a livello lombare, eccolo qui. Ti rilassi del tutto. Sì, è bello faticoso perché, come vedi, ci sono tante tecniche diverse che richiedono una certa fisicità. Eccolo qui. Ti rilassi del tutto. Io questa volta andrò a trattare la parte lombare. Lasciati cadere, Abbandonatissima. Brava. Morbida, morbida. Ed eccolo qua. Ok. Primo trattamento. Primo trattamento. Zona dorsale. Adesso facciamo il secondo e ultimo trattamento. Esatto. E poi faremo il test finale. Per no? vedere per capire i risultati. Testa di là, sì. Grazie. Vediamo un attimino perché devo, vedi, testare. In questo caso porteremo indietro questa gamba, quindi di conseguenza allungheremo l'altra che ci serviva. Rilassatissima, lasciati cadere, brava. Morbida, 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 abbandona le gambe. Ed eccolo qua. E questo. Ci siamo. E allora, ci siamo. Testa qua. Testa dall'altra parte. Chiara sta facendo anche lei un po' di ginnastica. Adesso vediamo esattamente il test finale dopo questa serie di trattamenti. Anzi, questi trattamenti si fanno in un'unica seduta. E quanto dura la seduta? Adesso ci siamo sbrigati per, insomma, i tempi televisivi sono questi. Vado, allora, vediamo. Allora, intanto guarda che io sto prendendo le gambe senza applicare, diciamo, artefatti. Li vado semplicemente a mettere vicine e possiamo far vedere come i due malleoli in questo caso si tocchino perfettamente. Per cui è tornato, no? Si è allungata. Esatto, come ti dicevo, il trattamento è reale. È reale. E questo ci serviva. Abbiamo trattato Chiara, per cui grazie. Pochi minuti. In realtà è un po' più complesso, però, insomma, non servono, no? È un po' più complesso. Quanto dura una seduta? Diciamo che in una mezz'ora si riesce a risolvere il tutto, vedendo proprio anche tutta la storia, insomma, anche delle anamnesi, anche le indagini strumentali, quindi l'aste, risonanze, test e controtest, trattamento. Ce la caviamo, insomma, in una seduta sola. Senti, Gabriele, ogni quanto dovremmo andare, per chi soffre di mal di schiena, perché ogni tanto, per chi soffre di mal di schiena, soprattutto nei cambi di stagione, no? Ogni quanto dovremmo andare dall'osteopata e fare delle sedute preventive? Due volte l'anno, quindi sai, non è che si passa dalle 3 alle 8, no, c'è un tempo in realtà che io normalmente do un po' come la macchina, devi andare a fare la revisione, quindi diciamo che ogni 6 mesi l'ideale sarebbe fare un trattamento così grande. Poi io, per esempio, a studio cosa faccio? Per chi volesse fare qualcosa in più, avesse un po' di necessità, lascio al fisioterapista, in questo caso a Chiara, che logicamente si occupa di fare per esempio i mantenimenti muscolari e tutti quei lavori anche di stretching che servono poi a allungare il risultato, quindi a tornare in forma quando vi rivedo e dopo 6 mesi. Poi magari fare, anche insegnare degli esercizi per poter fare a casa in piena autonomia. Questo è importante perché il paziente non si abbandona mai. Brava, infatti dico sempre, il rapporto dovrebbe essere una volta con Chiara, 5 volte da soli, quindi la giornata c'ha 7 giorni, uno ci riposiamo. Sono degli insegnanti, siete degli insegnanti. Assolutamente sì. Tu un po' di meno, Chiara sicuramente un po' di più. Molto più affidabile Chiara. No, grazie a dottor grazie Gabriele a Benedetti, grazie a Chiara. Grazie.